Il livello del globale è sempre al massimo. Io credo che quando un direttore di campo ha eh, la possibilità di costruire per questi cavalieri è un privilegiato. Io mi sento un privilegiato. C'è cioè, ok, la pressione c'è perché la sento anch'io perché è una, un concorso importantissimo. Però io credo che sia eh, molto stimolante per me questa cosa. C'è cioè, più, più c'è, tra virgolette la post in paglio alta, e più aumenta la mia attenzione, la mia concentrazione. La pressione logicamente c'è sempre, perché quando fai dei percorsi a questo livello devi sempre stare attento, devi sempre metterti in discussione, cioè guardare e curare i dettagli, perché quello che fa la differenza sono i dettagli. La scelta di un colore, una barriera di un colore piuttosto che un'altra, una linea particolare, e sono tante le componenti e logicamente in questa occasione saranno tutte componenti che verranno concentrate al massimo per fare questi percorsi, tenendo presente che il cavallo è l'attore principale ed è quello che deve uscire diciamo contento del campo. È l'ultima tappa del Global Champions Tour e sarà molto importante per i cavalieri stessi riuscire a fare, a dimostrare il loro valore, quindi io dovrò essere all'altezza. Di loro. Io penso ehm, che sia il coronamento di una stagione, quindi sono arrivati tutti i cavalli e cavalieri al top della forma e quindi è molto importante riuscire a costruire per loro in un modo tale che possano esprimere tutte le loro qualità.